classe, ciao ragazzi, vi avviso subito che ho il singhiozzo, quindi se non riuscirò a parlare normalmente è perché appunto ho il singhiozzo. Proviamo a bere un po' d'acqua, ancora un po' d'acqua, magari mi passa. Incrociamo le dita che si è passato. Allora, questo è il video sui preferiti del 2017, quindi oggi mega carrellata di tutti i prodotti, sia fashion che beauty che make up, che io ho adorato nel 2017 e che continuerò ad utilizzare nel 2018. Non faccio più i preferiti, quelli mensili, perché alla fin fine tendo a riutilizzare e ricomprare gli stessi prodotti se mi ci trovo bene. Non sono così esploratrice come una volta, però tendo ad essere più, appunto, più fedele ai prodotti che mi piacciono. Quindi, per quanto riguarda la skincare, sono già pronta con i miei due prodotti preferiti. Una è una maschera per il viso, l'altra è una crema per gli occhi. Se qualche categoria la salto è perché evidentemente non ci sono stati dei prodotti che mi hanno colpito particolarmente, ma ne ho usati un sacco di diversi e nessuno mi ha colpito in modo particolare. La prima è questa Dior. Allora, in particolare tutte le maschere Dior di questa linea mi sono piaciute molto. Questa è la Pores Away Pink Clay Mask. Mi piace il fatto che questa maschera abbia un super super buon profumo ed è all'argilla rosa, quindi aiuta appunto ad eliminare i pori, purificare la pelle, riduce appunto l'aspetto dei pori, purifica la pelle, toglie l'aspetto grasso unto della pelle. Ma quello che mi piace di questa maschera, perché togliere l'effetto unto dalla pelle, effetto grasso, è semplice, lo fanno un po' tutte le maschere per le pelli miste e grasse. Il fatto è che la maggior parte delle maschere ti rende anche la pelle troppo secca, cosa che non mi succede con questa. Quindi non mi soffermo troppo su ogni prodotto perché altrimenti finiamo nel 2019. E poi c'è la crema occhi, questa è di Givenchy e si chiama L'Intemporel Blossom, mio accento francese così, e questo è un packaging bellissimo color rosa, ma il prodotto in sé è fantastico perché idrata bene la zona del contorno occhi, si assorbe in fretta ed ha una specie di sottotono, tipo dei micro cristalli pigmentati, non so bene come descriverli, aranciati, che ti fanno sparire le occhiaie. È fantastica questa crema occhi, la uso soltanto al mattino appunto perché sotto il trucco è fantastica. Poi, quanto riguarda i capelli, ci sono due prodotti che voglio menzionare. Il primo è questo olio, si chiama Gisù, non ho ben capito, comunque è l'olio per capelli. Il miele tra l'altro è al terzo posto come ingredienti, quindi ce n'è in grande quantità, mi trovo benissimo con questo olio, lo metto solo sulle punte, mentre sul resto dei capelli uso sempre. Vi dico solo che quando sono stata alle Maldive per il viaggio di nozze mi sono dimenticata questo prodotto a casa, mi è mancato tantissimo, tanto, e questo è di Goran Wieler, che lo sapete è il mio parrucchiere qui a Trieste. Lui ha anche una linea di prodotti per i capelli, questo è il Premier Repair Intense. Questa è, allora, cellule staminali di uva, acerba, aminoacidi vegetali, alghe, insomma è un prodotto che ti idrata i capelli dall'interno, quindi non te li rende affatto né unti né appiccicatici, non si vede che l'hai messo nei capelli, però è un ristrutturante bello forte e lo metto sempre a capelli bagnati, subito dopo aver fatto la doccia, tampono i capelli con l'asciugamano e poi stendo questo. Metto molto di più di quello che loro dicono, cioè una noce per me è una roba tanta, però aiuta un sacco a nutrire i capelli, a renderli più morbidi e più nutriti appunto. Passiamo alle unghie, categoria unghie, e sono tre gli smalti che io ho utilizzato di più in questo 2017. Allora, a parte che il 2017 per me è stato un po' l'anno della riscoperta dei rossi, perché prima usavo il rosso solo tipo a eventi speciali o qualche giorno così, invece nel 2017 credo di aver utilizzato il rosso come colore fisso. Anche oggi indosso uno smalto rosso-arancio, comunque i due, anzi sono tre i colori che vi farò vedere oggi, due sono di Dior, ho usato tantissimo gli smalti Dior. Uno è il Rouge 999, che è un rosso un pochino più freddo, un pochino più scuro, e poi c'è il 750, il Captain, che è un rosso un po' più aranciato. Mi sono piaciuti entrambi tantissimo, li ho usati tantissimo. E poi c'è questo di Collister, che è lo smalto unghie perfette ed è il numero 86 Cipria Lacca. Questo è lo smalto perfetto per me perché fa effetto fondotinta, e se non ho voglia di un colore così forte come magari il rosso,
vado su questo e non sbaglio mai con questa colorazione, è perfetta. Peccato che io l'abbia quasi finito, perché questo è veramente il colore perfetto per me. Poi passiamo ai primer. Allora, per quanto riguarda i primer, ce ne sono due che voglio menzionare. Uno è, entrambi sono di Benefit tra l'altro, uno è il The Pore Professional Pro Bulb to Balm to Minimize the Appearance of Pores. E quindi questo, boh, lo sapete quanto amo questo prodotto, insomma, fa scomparire praticamente i pori, è fantastico, non sto qui a parlarne perché ve ne ho parlato mille volte. E poi c'è il The Pore Professional Matte Rescue, questo mi aiuta un pochino di più in estate, questo lo uso un po' più in inverno, questo un po' più in estate, perché mi aiuta, è molto fresco, non appesantisce la pelle e poi elimina l'effetto lucido che io detesto, odio, la cosa che odio di più. Correttore, quello che ho usato di più in assoluto nel 2017 è senza dubbio il Full Cover di Make Up For Ever, si stende bene, non si vede ed è appunto super coprente, quindi toglie tutte le imperfezioni, fantastico. Fondotinta, allora i fondotinta sono tre e devo per forza menzionarli tutti e tre perché li ho adorati nel 2017 e quindi non potevo tralasciare nessuno. Allora, il primo, vabbè, questo è il mitico Born This Way, questo l'ho adorato anche in tutto il 2016, non solo nel 2017, è fantastico questo fondotinta, una coprenza giusta, non si vede addosso, si stende benissimo, lo amo e lo uso un po' in tutte le tonalità. Poi c'è questo che ho finito purtroppo, ma adesso lo sto usando, continuo ad usarlo ma in una colorazione più scura che già avevo. Questo è l'Extra Matte Perfection fondotinta opacizzante condizioni estreme, fattore protezione 20 di Deborah Milano. Ho amato questo fondotinta, si stende benissimo, non si vede addosso, è della colorazione perfetta per me. Questa era la più chiara, non mi ricordo, colore Fair. È fantastico questo fondotinta, l'ho adorato, ho lavorato con la Deborah nella promozione di questo fondotinta e ci ho creduto fino in fondo, come in tutte le mie collaborazioni, perché è un prodotto che amo davvero davvero molto. E poi c'è questo che invece ho utilizzato soltanto in estate, questo ha un fattore protezione 15 ed è di Clarin e si chiama Everlasting Foundation Plus. Questo ce l'ho solo in questa colorazione che è parecchio più scura della mia tonalità, quindi non posso utilizzarla in inverno, a parte adesso quando sono stata alle Maldive ovviamente, però non posso utilizzarla, l'ho utilizzato molto in estate e l'ho amato, quindi questi tre sicuramente sono i miei preferiti, sono tutti e tre ottimi, provateli, sono anche in range di prezzo molto diverso. Cipria, la cipria che ho utilizzato sempre, rigorosamente ogni giorno, è sempre stata lei. Make Up For Ever è la Ultra HD ed è la cipria quella classica, trasparente, in polvere. Amo questa cipria, menzione speciale in realtà, devo darla anche a quella di Diego Della Palma, che è sempre così trasparente, traslucida. E sono fantastiche queste ciprie, non si vedono addosso, non ti danno problemi con la colorazione eccetera, ti rendono la pelle opaca ma non secca. Le adoro. Sopracciglia, allora, è stato veramente difficile perché ho cambiato diversi prodotti nel 2017 e ne ho trovati diversi che mi sono piaciuti molto. Oggi parlo stranissimo, piaciuti ho detto, cioè oggi sono toscana, non so che cosa, forse saranno i due bicchieri di vino bevuti a pranzo, molto probabilmente. Quindi i prodotti per le sopracciglia che voglio menzionare sono tre. Allora, uno è un prodotto che io ho adorato anche nel 2016 ed ho continuato ad amare nel 2017 ed è la matita. Allora, questa è la matita, cioè non resta veramente più niente, io non so se riuscite a vederlo, ok, l'ho utilizzata fino all'ultimo e ne ho fatte fuori io penso una decina di queste ed è la matita sopracciglia di Diego Della Palma, non so dirvi il nome perché non riesco più a leggerlo, comunque è la classica matita, non è quella micro, quella sottile, ma è l'altra, quella classica. Poi altro prodotto che ho amato più verso la fine del 2017 è questo che è l'Aqua Brow ed è un prodotto in crema. Questo lo uso molto quando voglio andare a definire molto molto bene le sopracciglia, quindi vado a definire sia sotto che sopra, viene fuori proprio un effetto tattoo quasi. E poi c'è il Cabrow di Benefit, questo è un prodotto geniale, il packaging è pazzesco. Io amo i prodotti Benefit per le sopracciglia perché il pennellino diventa veramente grande se andiamo ad utilizzarlo così. E questo è un gel per sopracciglia, si va a prelevare il prodotto e poi ad applicare sul sopracciglio. Con questo si può fare sia un effetto un pochino più definito che un effetto un pochino più naturale. E ho già detto che il packaging mi piace un sacco, ok? Primer occhi, conoscete sicuramente i miei primer occhi preferiti perché mi avete visto usarli spessissimo e sono l'Urban Decay Eyeshadow Primer Potion, la conosciamo tutti, è fantastica, la uso dai meandri, dal
tempi della pietra praticamente. E poi c'è la Stay Don't Stray di Benefit, colorazione light me, non avevo mai notato che avesse una colorazione. Comunque anche questa è un'ottima ottima base per il trucco occhi, insomma fa il suo dovere, mi uniforma per bene il colore della palpebra, quindi mi piace molto. E poi c'è questa di Givenchy che si chiama Ombre Couture Waterproof, questa in realtà è in colorazione numero 14, Nude Plumetist. Io veramente non posso leggerlo in francese ed è... sembra una pazza quando leggo il francese. Questo in realtà è un ombretto in crema, però a me piace un sacco utilizzarlo come primer, e color carne opacizza molto bene la palpebra, la uniforma come colorazione e tiene l'ombretto in polvere perfettamente. Arriviamo alle palette di ombretti, qui è stato veramente difficile perché ho diverse palette di ombretti che ho amato nel 2017 e ho dovuto fare una grossa scrematura per arrivare a queste tre. Allora, la prima lo sapete, l'ho usata molto, l'ho filmata molto, l'ho inclusa in tutte le mie stories eccetera, perché è proprio una palette che io ho adorato, ed è la Naked Heat di Urban Decay. Il pennello non so dove sia sparito. Comunque gli ombretti, oh scusatemi se vi sparaflescio, questi sono gli ombretti, sono tutti sui toni del marrone, del beige, marroncino, ma si possono utilizzare sia per un trucco molto naturale come quello che ho oggi, sia per un trucco molto più definito e molto più dark con uno smokey eye. E il bello di questi ombretti è che stanno benissimo sugli occhi chiari perché sono tutti hanno tutti un sottotono aranciato oppure prugna aranciato, e quindi risaltano molto l'azzurro e il verde degli occhi. Poi ci sono altre due palette, c'è questa di Too Faced che è la Natural Matte, non credo nemmeno che sia nuova come palette questa, sicuramente ce l'ho da parecchio tempo, infatti è disgustosamente sporca e che la uso talmente tanto in tutti i viaggi, e come potete vedere sono arrivata alla cialda in entrambi i colori e qui anche ci arriverò presto, ma amo questa palette, è ideale quando viaggio, ci sono tutti i colori di cui ho bisogno, mi prende pochissimo spazio perché è piccolina e rigida, quindi non si spezza, non si spaccano i colori, la adoro, continuo ad utilizzarla sempre. E poi c'è questa di Dior, questa se non sbaglio, non mi ricordo di quale collezione facesse parte, comunque ha questi colori stupendi perché c'è questo, allora questo è proprio il marrone vero cioccolato matte opaco, super super scrivente, non esiste un colore più scrivente di questo, ve lo posso garantire, provatelo in profumeria, rimarrete sorpresi veramente. Poi c'è questo altro marroncino, questo è un pochino più freddo, questo è un po' più caldo come colore, ma anche questo è molto carino perché ha questi glitterini, questi micro glitter dorati, non si vedono troppo, non è un look da capodanno, ma quello che basta per farlo scintillare un pochino. E poi invece ci sono questi due che sono più shimmerati, poi c'è questo bronzo satinato al centro che è stupendo, stupendo, amo questa palette, anche questa la porto molto spesso in giro quando viaggio perché c'è veramente tutto quello che mi può servire per un look completo, sia se voglio farlo un po' più naturale, sia un pochino più smoky. L'unica pecca di questa palette è che mi manca un colore nude opaco, quindi me lo porto sempre dietro perché purtroppo questo per me è troppo scuro e non posso utilizzarlo come illuminante sotto l'arcata sopraccigliare, ma i colori di questa palette sono fantastici. Mascara, io allora... ce ne sono tanti di mascara che io avrei potuto menzionare, ok? Ma sono più o meno tutti sulla stessa linea del voto 8-9. E poi ce n'è uno che come voto ha 10 ed è lui, è il Better Than Sex di Too Faced. Questo mascara ha rivoluzionato il mondo dei mascara, non so se è lo scovolino, non so se è la formulazione, io non so che cosa sia, ma questo mascara, soprattutto adesso che ho tolto l'extension, cioè le mie ciglia sono la metà di quanto erano prima, ma io purtroppo ho lasciato sull'extension per quasi 4 anni senza mai fare una pausa, cosa che non si deve fare, e quindi le ciglia, appunto già ve ne ho parlato, ma le ciglia tendono, siccome sentono un peso addosso, tendono a non crescere troppo perché ovviamente pensano tra virgolette, ma non sentono la necessità di crescere molto perché sono già pesanti e quindi sembra a loro già che abbiano molte, infatti c'è io non lo so se si è capito, probabilmente non si è capito niente, comunque le mie ciglia sono praticamente la metà lunghe di quanto erano
prima che io iniziassi a fare l'extension, ok? Per un mesetto sarà così, e però questo mascara mi ha salvato, perché quando lo applico, boom, ho subito questo effetto ventaglio, più lungo, più grosso, più voluminoso, cioè è pazzesco questo mascara. E appunto, non so che cosa sia, secondo me è lo scovolino, che è pazzesco, cioè ti prende tutte le ciglia, anche quelle che non hai tipo, e te le allunga, è fantastico. Questo, cioè, questo è 10 su 10, lo uso da 3 anni, da quando è uscito, ed è boh, è diventato subito il mio mascara preferito e sarà per sempre così, a meno che voglio provare quello waterproof, però che non ho ancora visto qui da noi, però questo è love, cioè amore puro e vita questo mascara. Come terra io non volevo nemmeno introdurla, scrivetemi, già lo sapete di quale terra sto per parlarvi, bene sì, e lei, la Hoola di Benefit, sto usando molto anche la Chocolate Soleil di Too Faced, però questa sopra tutte è la mia preferita, non posso non menzionare Benefit. Voi lo sapete, io questa terra la usavo già nei primi video che facevo e la usavo ben prima di iniziare YouTube, è una terra che mi sento di consigliare a tutti, a tutte, come colorazione sta bene a tutti, si sfuma molto facilmente, è molto molto naturale, c'è anche la Hoola Light volendo, ma anche quando sono molto pallida tendo comunque ad utilizzare questa, perché non è troppo esageratamente scura e si sfuma facilmente, quindi amo 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 la Hoola. Ok, non mi soffermo più, lo sapete che la adoro, ne parlo sempre. Poi illuminanti, allora illuminanti ce n'erano diversi, nel 2016 mi piaceva un illuminante di Benefit, però ho un po' cambiato gusti e adesso sono passata ad altri illuminanti che voglio menzionarvi oggi. Il primo è il Dandelion Twinkle di Benefit ed è questo illuminante, è in polvere ed è fantastico, è fantastico, cioè è super 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 shimmer e illumina il viso, che è un piacere, è fantastico, e poi anche un po' più sul rosato come sottotono, quindi sta molto bene sulla mia pelle e amo amo amo. E poi ce n'è un altro, è anche questo di Benefit tra l'altro, del What's Up. Benefit come illuminanti è veramente il top, e questo invece è un illuminante in crema, ma anche questo è super super super, lo vedete, è super illuminante, effetto quasi bagnato, si sfuma facilmente, è e in realtà andrebbe sfumato con questa spugnetta, però io lo sfumo sempre solo con le dita, non so perché, ma non sono abituata ad usare la spugnetta. Rossetti, allora non parlerò di gloss perché non li ho praticamente usati nel 2017, ho usato soltanto rossetti, così come gli ultimi anni credo, non uso gloss tipo dal 2010 probabilmente. Comunque vedete il cassetto di questa specchiera dietro di me, uno scomparto di questo cassetto è diviso in 3 scomparti, uno scomparto è dedicato soltanto ai rossetti ed è strapiena, straborda dei miei rossetti preferiti, ne ho talmente tanti che è stato difficilissimo sceglierne solo 4, ma ce l'ho fatta, teoricamente 4 sono già tanti, però meno non potevo proprio. Allora, il primo è questo ed è di Makeup Forever, il numero 101, amo sia il colore di questo prodotto che il prodotto in sé. È opaco, allora sono tutti e 4 opachi ovviamente, cioè mi conoscete, è super opaco, si asciuga subito sulle labbra, cioè nel senso diventa subito opaco ma non le asciuga, e questo colore è bellissimo, lo amo. Poi c'è questo, io ho lavorato con la Kiko nella promozione di questo prodotto perché ci ho creduto un sacco, infatti è diventato il mio preferito di sempre ed è praticamente già finito purtroppo, ed è il rossetto matte numerazione 03 Essential Rose, anche questo è, devo dire, un po' simile a quello Makeup Forever, però un pochino più rosato, quello un pochino più color carne, questo un pochino più rosato, un pochino più scuro, stupendo, mi è capitato talmente tante volte che voi lo vedeste indossato nei video, mi chiedeste di che rossetto si tratta, era sempre 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 lui, eppure è un low cost, vedete che non significa sempre che se un prodotto costa tantissimo ed è un marchio tipo da high end, non necessariamente farà sempre prodotti fighi, così come non necessariamente i low cost fanno sempre prodotti che non sono buoni, anzi per esempio la Kiko ha sempre prodotti che mi piacciono moltissimo. E poi c'è, allora,
Nel 2017 ho continuato ad indossare tipo i Russian Red e i vari prodotti, i vari rossetti rossi che ho sempre indossato, ma ce n'è uno che è stata una nuova scoperta ed è lui, è il Deborah Milano Velvet Matte Lipstick liquido. Questo è in colorazione 06 ed è il rosso rubino perfetto, anche questo opaco, anche questo si asciuga perfetto e resiste fino a sera. Io questi non li devo ritoccare, sono fantastici, anche questi sono low cost, se non sbaglio costano ancora meno di quello Kiko, e non sapete quante volte me l'avete visto indossare, mi chiedevate di che rossetto si trattasse ed era lui, è fantastico. E poi ce n'è un altro ancora di Urban Decay e questo è il Back Talk ed è un comfort matte della linea Vice. Questo è un Vice lipstick, lo fanno anche in ovviamente la testa è mozzata da quando ho fatto il video in cui tagliavo i rossetti e li mescolavo tutti assieme, avevo scelto anche questo, ahimè. Comunque questo c'è anche in versione liquida, non l'ho ancora provato, ce l'ho ma non ho ancora provato il Back Talk in versione liquida, ma versione stick lo amo ed è un rosa viola e non è proprio un nude, un pochino più forte, è stupendo, provatelo, provatelo. Siamo arrivati ai fissanti, agli spray fissanti per il trucco. Qui ce ne sono due, anche qui ho fatto fatica, avrei voluto inserirne ancora uno, però ho voluto limitare la scelta a due. Il primo è, e l'ho quasi finito di nuovo, purtroppo è già il secondo che finisco, e questo è di Urban Decay ed è il Deathly, che è un Makeup Setting Spray Oil Control, quindi va a controllare appunto il sebo e insomma rende la pelle un pochino più opaca e mi fissa il trucco. E poi c'è questo di Too Faced, mamma mia, io amo questo prodotto, forse mi piace di più rispetto a quello Urban Decay solo per il profumo, perché in realtà sono ottimi a fissare il trucco entrambi, però questo profumo di cocco e secondo me non c'è profumo migliore che quello al cocco, e questo è di Too Faced ed è il Hangover 3-in-1 Prime Set Refresh Replenishing Primer and Setting Spray. Insomma, potrei andare avanti perché il nome di questo prodotto dura due ore a leggerlo. Comunque non ha siliconi, non ha alcol, non contiene oli, è fantastico, è che profumo, mamma mia, impazzire. E per la parte fashion vi farò vedere soltanto le borse, perché altrimenti avrei potuto inserire scarpe, avrei potuto inserire abiti, cioè avrei potuto inserire di tutto, ma questo video appunto sarebbe arrivato al 2019 davvero, quindi vi faccio vedere soltanto le borse perché, lo sapete, sono la mia passione più grande, la mia fissazione più grande, quindi quando ho pensato al fashion la prima cosa borse ovviamente, se mi conoscete lo sapete bene, e le borse che più ho amato nel 2017. Anche qui è stata molto dura metterne soltanto tre, ma ve ne farò vedere soltanto tre. La prima è lei, non poteva non essere lei, e lei, la mia boy bag. Ancora non so che tipo di grandezza sia, credo sia la medium questa, perché ce ne sono di altre più piccole e di altre più grandi, quindi credo sia la medium, ma non sono sicura, ed è appunto la classica, la mitica boy bag, super super difficile da trovare, ero nella boutique di Amsterdam e ce l'avevano appena arrivata in tutte le grandezze possibili, ci sono rimasta e l'ho presa subito. Stupenda, ci sta un sacco di roba, anche se magari non sembra. Ci sta parecchia roba all'interno. Che cosa c'è? Ah, ok, un labello, un balsamo labbra. Ci sta un sacco di roba all'interno. Insomma, tutto quello di cui ho bisogno. È bellissima, la adoro e mi avete visto indossarla davvero tanto. Poi c'è quest'altra borsa che non sono sicura di aver acquistato nel 2017. Ma sì, l'ho acquistata nel 2017 e questa l'ho trovata da Gucci a Milano nella Rinascente. Mi ricordo che la stavo cercando disperatamente, di questo modello, di questo colore, ed era difficilissima da trovare. Ma poi quando sono stata nella boutique in via Monte Napoleone a Milano mi hanno detto: guarda che la Rinascente c'è. Hanno controllato, vai alla Rinascente, c'è. Mi sono precipitata e c'era. Ed è lei. E lei, la Gucci Dionysus, questa in pelle scamosciata di questo bellissimo colore smeraldo. Credo che in videocamera risulti un pochino più turchese di quanto è in realtà, perché in realtà è proprio verde, eh? Boh, non lo so, forse è un verde turchese. Anche qui ci sta un sacco di roba, ah, qui c'è la dust bag all'interno, ci sta un sacco di roba, salviettine, assorbenti, fantastico. Ci sta un sacco di roba a tre scomparti quattro scomparti, ce n'è anche uno qua davanti, altri tre all'interno di cui uno con la cerniera, è fantastica. Che cosa c'è qui? C'è un sacco di roba, io, ah ok, ancora i
italiani di Gucci. Ok, ah bene, il numero di serie non dovrei tenerlo qua. Comunque è stupenda, amo questa borsa, sia il colore che il tipo di pelle. Oh, anche, aiuto, ho anche un'altra Dionysus più piccolina con il classico logo GGGGG, insomma quello GGG, quello classico Gucci, lo conoscete, però questa è speciale perché ha questo colore ed è molto difficile da trovare e la adoro, adoro. E poi altro preferito, e mi avete visto anche questo indossarlo tantissimissimissimo nel 2017, e lui è il mio zainetto Chanel, non so come si chiami veramente questo modello, l'ho visto, mi è piaciuto, l'ho preso, avevo provato anche quello più grande di questo, ma non mi piace molto perché mi sembra un pochino troppo allungato a vederlo, non so bene come spiegarlo, ma non mi piace il modello più grande di questo, ma questo è stupendo, mi avete visto davvero indossarlo migliaia e migliaia di volte, infatti, però cerco di starci molto attenta perché la pelle è molto delicata, però è fantastico, amo questo zainetto. Ok, all'interno ci sta veramente il mondo, io adesso vi faccio vedere, anzi se volete un What's in my bag scrivetemi sotto questo video, scrivetemi se volete What's in my bag e con quale borsa lo volete, perché a seconda delle borse cambia anche il contenuto ovviamente, tipo qui mi porto dietro tutta la casa, ovviamente magari nella boy bag ci sta un pochino meno roba, quindi fatemi sapere perché credo sia più di un anno che non filmo un What's in my bag e mi piacerebbe filmarlo, quindi anche questo ovviamente è tra i miei preferiti, diretto non potevano non esserlo, quindi spero vi sia piaciuto questo video, fatemi sapere assolutamente se avete già provato uno di questi prodotti che ho menzionato, se sì vi ci siete trovati bene oppure no, oppure fatemi sapere nei commenti se avete dei prodotti preferiti che io magari non ho menzionato, scrivetemi quali sono i vostri prodotti preferiti, io vi mando un bacio gigantissimo, mia family, vi voglio tanto 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 bene. Ricordate che leggo sempre tutti i vostri commenti, se mi scrivete il vostro commento lo leggo sicuro, quindi questo ci tengo sempre a sottolineare. Bacio grande, abbraccio, vi voglio bene e alla prossima, ciao!